Segnale News. Mercoledì 28 settembre 2016, aperte online. Buona giornata dalla redazione Marco Dandini e regia Gianluca Del Brocco. Notiziario interamente dedicato alla cronaca. Cominciamo con il dolore, lo sgomento per la morte di Valerio Di Domenico, 25 anni, il ragazzo che ieri ha perso la vita a causa di un incidente stradale che si è verificato nei pressi del centro abitato di Castro dei Volsci. Valerio si trovava a bordo della sua moto quando, per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri, si è scontrato con un'automobile. Immediati i soccorsi, ma per il giovane di Passena purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sempre per quanto riguarda la cronaca, i carabinieri della compagnia di Cassino, coordinati dal superiore comando provinciale di Frosinone, hanno effettuato controlli su armi e munizioni detenute da persone titolari di porto d'armi ad uso caccia. In questo contesto, a San Biagio Saracinisco, i militari della stazione hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione illegale di munizionamento da guerra e parti di esse, nonché di munizionamento comune da sparo, un 62enne del posto in possesso di regolare porto d'armi per uso caccia. Durante una perquisizione domiciliare sono state rinvenute e occultate in un sacco 158 cartucce calibro 13x92 SR custodite in una cartucciera a nastro, due involucri di bombe di artiglieria pesante e un'elica di ordigno bellico risalenti all'ultimo conflitto mondiale, oltre a 274 cartucce di vario calibro per armi comuni da sparo. Il tutto ovviamente è stato sottoposto a sequestro. Sempre per quanto riguarda i carabinieri, questa volta i militi di Anagni hanno eseguito un servizio di controllo del territorio con l'impiego dei militari delle stazioni dipendenti e del nucleo operativo radiomobile. In questo ambito i controlli sono stati effettuati ad Anagni, Acuto, Pagliano e Piglio, dove sono state deferite in stato di libertà 8 persone e 4 segnalate per detenzione di stupefacenti ad uso personale, oltre ai reati di inosservanza del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità, furto di energia elettrica, guida in stato di ebbrezza alcolica, lesioni personali aggravate, danneggiamento e guida senza patente. E i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Frosinone hanno deferito in stato di libertà per furto con strappo un 42enne originario della provincia di Caserta, pregiudicato per analoghi reati. L'uomo, il tutto è accaduto in via Marittima, appunto a Frosinone, aveva strappato dal collo di un'anziana donna una catena in oro con ciondolo. La donna, 61 anni, una cittadina romena, ovviamente ha chiesto subito soccorso e le serrate indagini hanno permesso ai militari dell'arma in breve tempo di rintracciare appunto il fuggitivo a bordo della sua automobile poco distante da via Marittima, ovvero in Piazzale Europa, sempre nel capoluogo ciociaro. E concludiamo sempre con la cronaca, parliamo dell'incidente che ha visto purtroppo protagonista un ragazzo di 13 anni ieri pomeriggio a Sora, in via Baiolardo. Il giovane si trovava a bordo in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da una vettura per cause che sono ancora al vaglio, come di consueto, delle forze dell'ordine. Il ragazzo prima è stato trasferito al pronto soccorso Santissima Trinità, poi, viste le sue condizioni, è stato trasportato a Roma al Policlinico Gemelli a causa di un forte trauma cranico. Era questa l'ultima notizia per il momento. Noi ci risentiamo tra poco con l'informazione dall'Italia e dal mondo. Segnale News.